Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Babbo Natale è arrivato in anticipo e non parlo della moto magari fosse per quello, ma parlo per dei prodotti che mi hanno inviato che voglio recensirvi, con i quali andremo a sfidare le leggi della fisica. E in più un'altra modifica abbastanza particolare, non peraltro ho qua i cerchi Motard, non per metterli su questa, sennò lo squarna si prenderebbe male siccome è duro, ma seguitemi nel video che andiamo a vedere tutto assieme. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono NCH Sumo e in questo video abbastanza inedito andremo a vedere due cose abbastanza particolari, come ho detto già nell'intro. Innanzitutto partiamo da un pacco, un bel regalo di Natale che mi ha inviato 24MX, Natale anticipato. L'ho già aperto, molti di questi prodotti sono qua dietro. Andremo a testarli assieme sullo Husqvarna di mio padre. Questa moto non è mia, infatti è sua, non la uso, è completamente sua, perché la mia moto è in fase di sviluppo. Nei prossimi video, da settimana prossima, vedrete delle grandissime modifiche all'Husaberg, l'Husaberg leggendario che tanto voi ricordate, tra i quali questi cerchi che vedrete più avanti durante gli episodi, che oggi, grazie ai miei amici di 92 Design, andremo a modificare in un modo abbastanza particolare. E se vi state chiedendo cosa sono, non sono altro che gli adesivi per fare i cerchi bicolore. Ma prima di tutto dobbiamo testare 1, 2, 3 e 4 prodotti per la pulizia della moto, che appunto, come vi ho detto nell'intro, andranno a sfidare le leggi della fisica, perché la moto è abbastanza sporca e servirebbe un'idropulitrice per dargli la prima passata, ma noi frega poco e andiamo a testarli per vedere se sono efficaci al 100% anche con le moto sporche. Per gli adesivi dei cerchi invece ci servirà un phon. So che non sembra un phon, ha una forma abbastanza fallica, vabbè, non lo tocco più. Ma non è finita qui, perché io qua dentro ho ricevuto anche una mascherina fighissima, ragazzi, veramente figa, pazzesca, lente blu. Ve la volevo far vedere perché questa mascherina è in offerta questo mese, che al posto di essere venduta sopra i 50 euro come tutte le mascherine di qualità con la lente a specchio stratificata a più di 3 strati, questa ne ha ben 4 se non sbaglio, in più ha un sistema per far arieggiare la mascherina e non farla appannare, ha anche una grafica veramente bella, quindi niente, volevo solo mostrarvela. Mettiamola da parte e vediamo i prodotti che vi voglio mostrare nel dettaglio, cosa fanno, cosa non fanno e a cosa vi possono servire. Abbiamo uno spray per il filtro, per pulirlo, ingrassarlo, questo boh, va bene anche in verità per altre parti, ingrassare altre parti, ma è specifico per il filtro. Poi abbiamo questo silicone spray, adatto per le moto da enduro, per le moto da cross o comunque chi gareggia. È molto comodo perché impedisce allo sporco, alla terra, al fango di incastrarsi sulla moto e di scivolare via più facilmente, evitando gli accumuli, che per chi usa la moto in gara è molto comodo perché alleggerisce la moto evitando che i chili di fango si incastrino su e niente, la moto risulterà più leggera. Si applica sulle parti di plastica, sul forcellone, sul monoammortizzatore, si applica anche sulle ruote, c'è chi lo consiglia sulle ruote. Dopodiché abbiamo questo prodotto che si chiama Brake Cleaner. Oltre per i freni, questo prodotto è adatto a tutto. Per la pulizia della moto in generale dovrebbe essere il prodotto definitivo. Infatti dopo andiamo a testarlo bene sulle parti di sporco veramente esagerate che vi mostrerò nel dettaglio da vicino. Principalmente si utilizza per rimuovere l'olio, il grasso, ma comunque va bene per il resto. Dicono che ad applicarlo sui cerchi non dovrebbe nemmeno rovinarli, non dovrebbe nemmeno far andare via la vernice, è fatto apposta, quindi testiamolo bene. Ed infine abbiamo questo spray che si chiama All in One, tutto in uno. Questo qua non mi ricordo per cosa è specifico, perché è specifico in teoria per tutto. Dunque andiamo a leggerlo assieme. Protegge dalla ruggine, lubrifica i cavi, acceleratore, molle, cerniere, manopole, pedane, guarnizioni, pedale dell'accensione, eccetera. Pedale dell'accensione, cioè tutto. Idrorepellente, spinge fuori l'umidità dalle guarnizioni, maglie della catena, cuscinetti della ruota e contatti elettrici dopo il lavaggio. E poi dice che migliora il contatto tra i componenti elettrici. Non so come possa farlo, ma se lo fa, top.
E niente, sono tutti prodotti fatti in Germania e consigliano di averli sempre dietro nella cassetta degli attrezzi. Adesso andiamo a testarli. Partiamo innanzitutto col Brake Fluid, che lo voglio testare inizialmente sul cerchio per vedere se viene pulito in una sola passata. In più, qua abbiamo il disco posteriore, lo testiamo anche lì. C'è da dire che si asciuga praticamente da solo e c'è da dire anche che in una passata ti pulisce subito lo sporco. Quello sporco che di solito fa fatica a venire via. Poi con un panno giustamente si va a rifinire le parti che si passano. Qui il nostro cerchio è abbastanza sporco di terra. Noi facciamo così, pam, lo passiamo subito e la terra, vabbè, va via, not bad. E se non volessi più far accumulare la terra, ci passo il silicone spray e ci do un'altra passata. E il cerchio diventa lucido. Oh cavolo, ragazzi, cioè è asciutto, ma allo stesso tempo al tatto è, boh, una cosa pazzesca. Sembra oleato, ma in verità non è oleato. Non so cosa dirvi, è assurdo. È una cosa da provare questa. No, ragazzi, questa cosa è assurda. Cioè, questo è una svolta. Io non l'avevo mai testata una cosa del genere, sinceramente. Credo che possa fare veramente il lavoro che dice. Cioè, quello di non far accumulare la terra. Però al tatto si sente proprio la differenza, che... cioè, qua è ruvido, che non ho ancora pulito, e qua è liscissimo. Mi parte il dito, come se fossi su una pista da pattinaggio. Pazzesco. Comunque qua il cerchio è rovinato, non è sporco. Qua lo sporco non va via perché appunto è rovinato. Mi si incastra il dito, è proprio graffiato, come qua. Che se passo non cambia niente. Cioè, è pulito proprio in una passata. Adesso andiamo a testare quei due prodotti in questi due punti. Ecco ragazzi, va via proprio senza nemmeno doverlo passare praticamente. Pazzesco! Invece qua dentro... vediamo che lavoro fa. Beh, non male, però mi aspettavo di meglio contro la terra. In ogni caso sappiamo che non è prodotto per questo, ma per passare la moto nei luoghi dove c'è grasso, dove c'è sporco ostinato come quello. Ma adesso passiamo quell'altro prodotto. E rimane, come dicevo prima, abbastanza oleato, ma non oleato, il quale credo appunto sia perfetto per non far incastrare ulteriore terra. Peccato che qui l'espansione non abbia un filo di grasso, perché mio padre ci mette sempre gli O-ring perfetti e non esce affatto olio. Però volevo testare l'All-in-One a vedere se rimane abbastanza lubrificata, perché questo dovrebbe essere più un prodotto per tenere lubrificate le cose. Ok che c'è sul paramotore, però dettagli. Già vedete che cambia colore come se fosse bella lubrificata, no? E in verità sì e no, perché poi si asciuga facilmente. Invece col silicone spray rimane anche unta come a dovere. Quindi questo qua è un buonissimo prodotto per gli appassionati di enduro, parer mio. Passo un po' di All-in-One sulla catena. E da pulito il telo che era è diventato tutto sporco. E niente, questi sono i risultati per quanto riguardano questi spray. Vengono venduti in un kit tutto assieme. Per questo volevo testarli, siccome sono un kit unico. Principalmente per chi fa enduro, cross, vanno benissimo. Per invece la pulizia della moto è un po' una cosa così. Non sono al massimo, tranne questo... pulisce veramente tantissimo le macchie di grasso senza lasciare la moto sporca o comunque senza darvi quei problemi che molti sgrassatori fanno, tipo togliere il colore dai cerchi oppure, che ne so, sbiadire le plastiche, farle diventare gialle, brutte cose, che brutti regali che dei prodotti professionali possono evitare rispetto a dei prodotti classici che puoi comprare anche in un supermercato.
Ed infine sono rimasto sorpreso riguardo questo, il silicone spray. Adesso vi rimonto sul cavalletto e andiamo a vedere la modifica dei cerchi. Eccoci qua, abbiamo il cerchio posteriore di colore nero opaco e il cerchio anteriore blu anodizzato. Siccome Marco di 92 Design è un mago, può farvi qualsiasi tipo di colore per i vostri cerchi bicolore. Io ho preso personalmente due colori differenti: il nero opaco da mettere davanti e il blu anodizzato da mettere dietro. In più, siccome questa è difficile da applicare, mi ha detto, mi ha fatto anche un adesivo blu praticamente dello stesso colore del cerchio anteriore ma non anodizzato. Però non sarà molto difficile in teoria, bisogna scaldare bene l'adesivo, pulire la parte dove va applicato. Qua, se notate, ci sono i fori dei raggi. Metterlo dentro la posizione, pian piano scaldarlo e applicarlo sempre di più. Inizio col fare da solo metà cerchio posteriore e non appena ho finito vi tiro un po' le conclusioni per come fare e vi faccio vedere anche a voi come fare il vostro cerchio bicolore. Se avete un phon migliore utilizzatelo, perché questo veramente... boh... che cos'è non lo so. Allora ragazzi, ho abbandonato la pellicola cromata perché era veramente un casino. Se volete farli in quel modo, il mio consiglio è quello di chiederlo direttamente a lui, di portare i cerchi direttamente in negozio o spedirli in negozio, non so voi come siete comodi. Lui è in provincia di Varese, e farlo fare a lui il colore cromato. Invece per quanto riguarda quelli normali, sono riuscito a montarlo senza grandi difficoltà. Vi faccio vedere il risultato per adesso. Vi spiego il procedimento per fare il cerchio. In poche parole, bisogna scaldare tantissimo l'adesivo, ma proprio tantissimo. Infatti mi sono portato la stufetta portatile qua davanti. Dopo che lo si è scaldato per bene, innanzitutto si vanno a allineare i buchi. Io vi consiglio di stare in una camera bella calda, perché più al caldo state, meglio riuscite a lavorare. Io sono in garage d'inverno. Fuori c'è la neve, ragazzi, spettacolo la neve, fa freddissimo, infatti ci saranno 5-6 gradi qua in garage, però davanti alla stufetta si sta bene. Lo si scalda bene finché non diventa molliccio in questa maniera. Tenete la stufetta vicino a voi, che almeno la superficie del cerchio rimane anche quella calda e si riesce a lavorare meglio. E il phon abbiamo fatto l'upgrade perché quello di prima faceva schifo, roventa per chi non si accontenta. Iniziamo col fonarlo per bene e subito dopo staccare l'adesivo e iniziare a applicare i primi tre buchi, 1, 2, 3. E mi raccomando, fate aderire innanzitutto la parte superiore, quella del canale. Successivamente andiamo a lavorare dove il canale finisce. Dopo aver attaccato questa prima parte sopra, bisognerà innanzitutto appiattire il tutto senza fare delle bolle, perché le bolle non le vogliamo. Successivamente vi servirà il vostro phon per scaldare e andare a applicare il tutto proprio aderente al cerchio. Ragazzi, con il cerchio finito, 1-1-2, e gli adesivi bicolore sono la svolta alla verniciatura. Un consiglio che posso darvi per applicarli è quello di scaldarli veramente tantissimo. Pian piano attaccarli e tirando per evitare le bolle. Comunque sono venuti abbastanza bene, non perfetti perché li ho fatti io in casa, in un ambiente veramente freddo col quale ho fatto fatica a lavorarci,
Però se volete metterli a posto al meglio, contattate direttamente 92 Design, lascio il link in descrizione del loro profilo Instagram, quindi chiedete direttamente a loro. In descrizione troverete anche il link di 24MX per farvi il regalo di Natale perfetto e vedere i prodotti che ho utilizzato in questo video. La settimana prossima rimanete connessi che inizierà la serie riguardo il restyling dell'Usaberg, l'Usaberg leggendario. Vi parlerò anche della situazione che mi è successa anni fa e cosa è successo, perché l'ho tenuta ferma. Vi parlerò in merito anche a quel video che ho fatto. Per supportarmi lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.